In this case, I didn't know these actors, Adam, Marion, and Simon. I never worked with them. I met them before the shooting, of course, but I didn't know them. But when I was, other films I've made, I've imagined the film for the actors, so they're there from the beginning. And they're usually part of the first team. And Adam Driver was there from the beginning, from 8 years ago. Not Marion and Simon Camilla. So now I would say, the film is at least four people. You have a camera, you have an actress, you have one actor or an actress or a director, man or woman, and you need a producer, you need money. So three, four people is, for me, the basis. Beh, in questo caso in realtà non conoscevo gli attori, nel senso che non conoscevo né Marion né Simon prima del film. Normalmente io immagino un film già con gli attori, in modo che questi siano presenti dal principio, e Adam invece era presente già dall'inizio del progetto, ben 8 anni prima. Quando si fa un film, come dicevo prima, c'è bisogno di quelle 3-4 persone, magari c'è bisogno del direttore delle riprese, c'è bisogno di un attore o un'attrice, un regista e anche un produttore, evidentemente, perché l'aspetto economico non può essere sottovalutato. Quindi direi che questa è la base di lavoro ideale per avere un buon prodotto. So all the singing is live singing? They sing on, live on the set. We have demos of the songs and the ears playing. The only thing we can keep that way is on the motorcycle, because obviously the motorcycle was making too much noise. So, but it's much, I always knew if I made a musical, it would have to be live singing. And it's beautiful to do, it's beautiful to watch, and it's beautiful to do. If I ever make another film today, it's going to be hard to go back to spoken words. In realtà tutto il canto che sentiamo nel film è live, dal vivo, quindi direttamente sul set. Gli attori avevano delle cuffie nelle orecchie appunto per sentire la musica su cui basare il proprio canto. L'unica eccezione è stata quella delle scene in moto, perché ovviamente ci sarebbe stato troppo rumore e non sarebbe stato possibile quindi registrare in maniera adeguata. Ad ogni modo sapevo già da tanto tempo che se mai avessi deciso di fare un musical, questo sarebbe stato con canto dal vivo. Perché è una sensazione bellissima quella di fare, di guardare un film in questa maniera, lasciando anche le persone, diciamo, senza parole, nel senso lasciando poco spazio alla parola stessa, ma andando al canto alla prevalenza. Ma ad esempio la Cotillard non canta, la Cotillard è doppiata. So when it's opera, it's a mix of Marion's voice with a real soprano when she's on stage. In realtà quando Marion canta l'opera è un mix della voce diretta, quindi di Marion originale, con quella invece di un soprano. Quindi nelle scene in cui è sul palco all'interno del film le voci sono sovrapposte. No, una cosa che stupisce, il lavoro sulla colonna è un'opera, essendo un'opera lirica, è normale che il canto sia al centro del film.